Siamo con Marta Bastianelli, campionessa d'Europa in carica. Marta, parlaci dell'evoluzione della tua carriera da atleta, perché tu sei partita come una scalatrice, diciamo, che reggevi molto bene sui percorsi duri, dove hai vinto il tuo primo mondiale. Adesso sei diventata una velocista molto resistente. Ecco, raccontaci di questa tua evoluzione. Allora, diciamo che se guardo proprio indietro, io sono sempre stata, le mie caratteristiche sono sempre state una passista veloce. C'è stato un cambiamento da professionista primo anno, un po' dovuto anche allo sviluppo, e mi ero un po' fissata, tra virgolette, che dovevo perdere peso. Ho vinto un mondiale abbastanza duro, che però credo che correrlo adesso comunque non era stato proprio così tanto duro come magari come si pensava. Poi credo che adesso diciamo sono molto esperta in volata, mi difendo bene nei percorsi misti, come è stato ad esempio a Glasgow, e nulla, forse per questo mondiale non sono proprio, ecco, tra le favorite, per questo che non lo corro, però sono soddisfatta della mia stagione, quindi guardo avanti e soprattutto guardo il prossimo anno, dove ci sarà un mondiale nello Yorkshire, dove punterò di far bene. Tra l'altro abbiamo visto tanti atleti, tra cui l'olandese Wild, che dopo i 30 anni hanno iniziato proprio una seconda carriera, e alcune avvicinano anche i 40 anni, tu ne hai solo 31. Possiamo dire che veramente è iniziata la seconda parte della tua carriera e probabilmente sarà anche la più bella. Sì, sicuramente sto vivendo una seconda giovinezza, e quindi diciamo che sono felice di questo. Ovvio che faccio una vita abbastanza impegnativa perché ho anche una bambina, quindi comunque diventa tutto più difficile, però con una buona organizzazione e con tante soddisfazioni credo che sia più semplice ottenere poi grandi successi. Si può dire che sei stata una delle pioniere del ciclismo femminile italiano, perché adesso i risultati sono eccellenti e ci sono tante giovanissime che sia su strada che su pista stanno ottenendo dei risultati importanti. Come vedi il futuro di queste ragazze? Allora, credo che ci sia un buon gruppo di giovani ragazze che stanno andando veramente forte, che comunque hanno risultati importanti anche nella multidisciplina come nella pista e quindi anche nella strada. Credo che ci sia dei buoni margini di miglioramento anche per loro, e quindi mi auguro che possano essere il nostro futuro.